mister, anche sotto, per favore. Mister. Ma grazie anche. Mister, fin basso. Accendo sotto, mister, per favore. Accendo, grazie. Mister, a destra, mister, grazie, anche sotto, sinistro. Qua, mister, grazie. Accento, grazie. Okay. Un attimo per favore, un attimo per piacere, le televisioni, se potete abbassare. Così. 10 secondi per la TV. 10 secondi. Raga, state su che non vogliamo. A posto? Grazie, grazie. Grazie a tutti e benvenuti alla presentazione stampa ufficiale del nostro nuovo tecnico. Giampiero, silenzio per cortesia. Giampiero Gasperini al tavolo insieme al nostro tecnico, il direttore tecnico dell'area tecnica Marco Branca e il nostro vice direttore generale dottor Stefano Filucchi. Ricordando ai fotografi che dopo i primi 4-5 minuti della conferenza interrompiamo per far lavorare i colleghi, darei subito la parola a Interchannel per la prima domanda e poi in seguito agli altri colleghi. Grazie. Mister, buongiorno. Buongiorno. Roberto Monzani, Interchannel. Ci siamo incontrati una settimana fa in sede in centro Milano. Com'è andata questa prima settimana da allenatore dell'Inter? Che sensazioni ha? Benvenuto innanzitutto. Grazie. Beh, direi bene. Sono già cercato di calarmi subito nella parte qui, soprattutto da Piano Gentile. Sono venuto, ho avuto la fortuna di conoscere subito tutti quanti voi, tutti quanti i collaboratori. Ho avuto immediatamente la sensazione di un centro dove c'è tutto per poter lavorare al meglio. E quindi siamo noi, nonostante la preparazione inizierà domenica, il raduno sarà domenica, però è già 10 giorni che siamo pronti e cominciamo a lavorare. Grazie. Buongiorno. Molti si chiedono che Inter sarà quella di Gasperini. Ha già un'idea in base agli uomini che ha a disposizione in attesa dei rinforzi? Indubbiamente sì, è chiaro. È normale che ho un'idea, sono anche convinto che questa è una squadra, non è che lo do sottolineare io, ma è una squadra già molto forte. E quindi ho intenzione, insomma, con quelle che poi saranno le mie idee, di fare una stagione importante insieme alla squadra, insieme ai giocatori. Buongiorno mister, manterrà la difesa a tre, visto che se ne è parlato molto, noi ne abbiamo anche parlato molto. Ma è una novità che potrei proporre, non è detto, questa. Nello scorso campionato ci sono state squadre come Udinese e Napoli che sono riuscite a fare con questo tipo di difesa comunque una stagione importante, esprimendo risultati e buon gioco. Ci sono riuscito altre volte io nel mio passato. È un'alternativa, non è assolutamente un'imposizione, però è una squadra che ha le caratteristiche per giocare in tutti i modi, con difesa 3, con difesa 4, con due o più attaccanti, e quindi dovremmo essere sicuramente una squadra duttile, capace di affrontare situazioni diverse, giocare e anche proporre anche qualcosa di diverso. Buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiederle questa cosa, al di là dell'aspetto tecnico o tattico, che ovviamente è importantissimo, una squadra come l'Inter qui, come lei sa, aleggia sempre il ricordo di José Mourinho, che ovviamente ha caratterizzato un'era importantissima, soprattutto per la personalità, il carattere e tutto quello che ha dimostrato. È un confronto col quale dovrà fare i conti anche lei, e insomma, magari l'unica perplessità sulla sua carriera è quella di non essere stata in una grande squadra. Lei come pensa che cambierà il suo modo di approcciare all'Inter? No, ma io se non posso guardare al passato, perché allora se vado anche indietro, insomma, l'Inter è a generazioni di allenatori e giocatori importanti. Io devo fare punto adesso e di qui partire e pensare a quello che è il nostro immediato e il nostro futuro prossimo. C'è già abbastanza impegni per quello che sarà il nostro campionato, le nostre competizioni, quello che è la nostra realtà di questo momento. Guardarci indietro ci può aiutare solamente per avere ulteriore forza, ulteriore entusiasmo a cercare di ripetere. Sappiamo benissimo che qui conta vincere
e vincere è un aspetto determinante, però noi dobbiamo lavorare bene, cercare di fare qualcosa di positivo, farci apprezzare dal nostro ambiente, dai nostri tifosi, cercare di fare buon calcio e chiaramente i risultati. Questo è l'obiettivo al quale dobbiamo pensare. Buongiorno mister, Filippo Tramontana, Italia 7 gol. Volevo chiederle, ritornando sul discorso tattico, lei ha parlato di una possibile difesa 3 e magari di un attacco anche a 3. Lei vede Schneider, stando alla rosa attuale ovviamente, lei vede Schneider nel tridente d'attacco come esterno, visto che in quel ruolo ci ha giocato pochissimo, almeno quando è stato all'Inter, e se vede Maicon e Nagatomo più avanzati a centrocampo, quindi in un possibile per esempio 3-4-3 Maicon e Nagatomo sul centrocampo? Io non mi fossilizzerei tanto sui numeri, ho già detto che saremo una squadra più possibile capace anche di modificarci anche durante la stessa gara. L'importante è, nell'Inter ci sono grandi giocatori, non è un problema questo, credo che ormai sia per tutti, ci sia la capacità di saper giocare in uno o due ruoli, quindi non sono 10 metri o 20 metri più avanti, più esterni, più in mezzo, sono tutti giocatori. Mi sembra anche lo stesso Schneider, visto che ne state parlando, che l'anno scorso ha giocato anche in ruoli diversi, e l'importante è che ci sono giocatori importanti, giocatori di qualità, e i concetti, i valori che andranno invece espressi saranno quelli di trovare da subito una grande mentalità, una grande voglia di fare risultato, una grande voglia di raggiungere degli obiettivi insieme all'organizzazione di squadra, che può essere diversa ma sarà chiara per tutti, e con giocatori di qualità credo che sia più facile, non più difficile. Buongiorno Gasparini, sono Enzo Creti della RAI. Visto che ho i capelli bianchi, io intanto qui vorrei lanciare un piccolo ricordo come amico personale di un signore che è in questa foto. Ecco, un pensiero all'onore di questo signore che si chiamava Giacinto, e si chiama ancora Giacinto Facchetti, e che credo che sia ancora nel cuore di tutti gli interisti, malgrado tutte queste cosine che stanno. Ecco, a proposito di queste cosine, lei non pensa che, visto il clima che qualcuno sta ricreando, non a caso secondo me, intorno all'Inter, lei probabilmente molte partite nel prossimo campionato dovrà vincerle due volte per riuscire a portarle a casa? Ma forse io sarò un po' meno, però ho una visione diversa, credo, insomma, quelle sono situazioni sicuramente che dispiacciono molto, dolorose per certi aspetti, però per fortuna noi abbiamo l'esigenza, il dovere di pensare esclusivamente alle situazioni in campo, che è quello che dovremmo fare con le nostre forze, con le nostre capacità, che sono tante, e quello penso che poi possano aiutare a cancellare tutto il resto, e sono poi alla fine quello che conta veramente, quello che piace alla gente sono le partite, sono i gol, sono le azioni, sono i grandi giocatori, sono le squadre che giocano bene, e di quello credo che noi ci dobbiamo occupare essenzialmente. Buongiorno mister, sono Laura. Buongiorno. Tangari di Play TV. Volevo chiederle, in previsione della Supercoppa torneranno i giocatori della Coppa America, ha già pensato di fare un turnover oppure pensa di farli giocare? Ma questo dovremmo vedere un po' anche come si evolve la Coppa America. È chiaro che ci sono tanti giocatori, però abbiamo già parlato anche con la società, in linea di massima l'intenzione è quella di affidarci almeno per la partita di Supercoppa al gruppo che inizierà la preparazione, che partiremo insieme, e di pensare invece ai giocatori impegnati in Sud America, magari a dargli anche un po' di riposo necessario, visto che hanno fatto tante partite, l'anno scorso hanno avuto anche il mondiale. Questo credo che in linea di massima sia questa la nostra intenzione, e poi dopo per avere anche la squadra al meglio per il campionato. È chiaro che questo presuppone che all'inizio ci mancheranno un po' di giocatori, però la partita con il Milan è quella che vorremmo preparare al meglio in assoluto, questa. Poi magari qualche problema in più potremmo averlo nelle varie amichevoli. Buongiorno mister, sono Pietro Guadagno, Corriere dello Sport. Buongiorno.
C'è una missione in questo momento in Argentina che sta portando un giocatore che è Ricky Alvarez. Volevo avere un'opinione di questo giocatore da parte sua e anche di quanto si deve ancora intervenire per costruire una squadra che è nei suoi piani e nei suoi progetti. Ma guarda, intanto per abitudine parlo solamente dei giocatori che poi sono ufficializzati all'Inter. Però su Alvarez posso dire tranquillamente che è un ottimo giocatore ed è un giocatore forte, che nel caso arrivasse all'Inter sarebbe comunque un rinforzo importante. Per il resto io credo che questa sia una squadra forte così com'è. È una squadra, se io faccio la fotografia di oggi, intanto è una squadra che non ha perso nessuno dei suoi pezzi, dove ci sono ancora tutti. È una squadra che ha dimostrato 2 anni fa di vincere tutto, magari l'anno scorso ha avuto una stagione meno entusiasmante come risultati, ma non poteva essere uguale a quella dell'anno precedente. E questo può essere anche un'occasione per avere qualche motivazione in più dalla quale partire, qualche rivalsa in più sulla quale costruire la nostra prossima stagione. Però questa, già così com'è, è una squadra molto forte e su questo non ho dubbi. Abbiamo bisogno di esprimerci al meglio. Se poi uscirà qualcosa di più e di diverso dal mercato lo vedremo. Insomma, è ancora molto presto, siamo solamente ai primi di luglio. Buongiorno, Gianluca Rossi della Lombardia. No, visto che parlava della scorsa stagione, volevo capire come l'aveva vissuta dall'esterno, no? Cioè, perché è stata quindi solo una parentesi, ricordando che comunque l'Inter 3 trofei li ha portati a casa anche l'anno scorso, no? No, perché molti hanno detto questa è un po' la fine, il canto del cigno, insomma, di un certo gruppo. Mi pare di capire invece dalle sue parole che lei dice non è ancora partito nessuno, come dire, fosse per me nessuno dei big partirebbe. E quindi ritiene che questa squadra l'anno scorso abbia avuto un momento di parentesi, insomma, se vogliamo, di flessione generale, non certo una fine, insomma, di tutto il discorso precedente. Sì, sì, questo è stato riconosciuto un po' da tutti, però anche è vero che i numeri dicono che poi ha vinto 3 trofei, che comunque è arrivata seconda in campionato e che comunque anche magari non nella migliore stagione di alcuni giocatori ha dimostrato comunque di essere fortemente competitiva. E credo che quest'anno, con delle motivazioni, delle rivalse che abbiamo detto prima, possa ritornare ad essere. D'altra parte non ci sono solamente giocatori che hanno avuto tanti impegni, magari una stagione c'è stato qualche acciacco di troppo, speriamo che non sia più così quest'anno, ma siamo su una base dove possiamo essere già molto competitivi così. Giampiero, buongiorno, De Carli, il giornale. Ho sentito che parla solo di quelli ufficiali all'Inter, Wesley Sneijder è ufficiale all'Inter. Volevo chiederle se teme di perderlo ed eventualmente se è un giocatore facilmente sostituibile. Beh, che Sneijder sia un grande giocatore è evidente. Quello che sarà la situazione di qui ai prossimi 40-50 giorni è difficile prevedere in questo mercato. Indubbiamente, ripeto, così come siamo, ritengo che siamo una squadra già molto forte. Penso che sia tutta intenzione della società dell'Inter comunque di uscire dal mercato semmai più forte e non meno. Quello che è successo ad esempio 2 anni fa quando andò via Ibrahimovic fu l'occasione per rendere la squadra ancora più forte. Io non è una situazione che mi preoccupa questa, che dico, questa è la base e va molto bene, se poi sarà ulteriormente migliorabile tanto meglio, però penso che di qui non scenderemo come valore. Buongiorno, Silvia Vallini, Sky Sport 24. Volevo chiederle quanto è importante per lei ritrovare qui all'Inter Milito, Ranocchia, Motta e se in particolare per quest'ultimo, cioè Motta, ha posto il veto per la cessione visto che si parla di un interesse dell'Arsenal. Mi fa molto piacere, è indubbio, ritrovarli qui anche perché abbiamo fatto un percorso insieme. Io arrivo dopo di loro, però intanto chi è venuto da Genova ha fatto delle cose importanti nell'Inter e quindi anche un buon auspicio per me che arrivo dal Genoa, spero di ripetere quello che loro hanno fatto come giocatori e di poterlo fare come allenatore. Motta intanto vale il discorso per gli altri. Motta oggi è un giocatore dell'Inter, quello che è il mercato, l'imprevedibilità del mercato è difficile ogni giorno, ma non vale solo
non vale solo per l'Inter, direi che vale un po' per tutti quanti. Camillo Forte, Tutto Sport, ciao Giampiero. Senti, Branchi in questi anni ha fatto una grandissima squadra, un Inter stellare con grandi campioni. Guardiamo la Coppa America e vediamo che giocatori considerati grandissimi si stanno rivelando non grandissimi, normali. Ecco, non pensi tu di avere i migliori giocatori e quindi la cosa principale sia mantenerli? Perché giocatori come Maicon, come Snyder, in giro non ce ne sono. Ma guarda, l'Inter in questi anni è indubbiamente la società che ha sbagliato meno in tutte e ha fatto con grande merito le scelte migliori. Quindi su questa base io non posso che essere fiducioso. Poi lo dite voi stessi, tanti atleti, tanti giocatori, magari molto spesso c'è una spinta, giustamente anche mediatica, che però agli addetti ai lavori interessa meno, cioè non sfugge, e quindi hanno la possibilità poi di fare valutazioni diverse. Io ho la serenità che questa è una squadra che è destinata da così a crescere e quindi può solamente diventare più forte, e questa è una tranquillità data anche dal recente passato, dalle recenti scelte fatte. Buongiorno mister, Matteo Leonardi, Sport Mediaset. Nelle migliori stagioni del suo Genoa il centravanti ha sempre segnato tanti gol, Borriello, Milito, ed era, a prescindere dalla difesa 3 o 4, comunque un attaccante centrale, due esterni. Lei qui si ritrova quattro centravanti, Milito, Eto'o, Pazzini e probabilmente anche Castaignos. Va bene che la stagione è lunga e ci sarà posto per tutti, ma non c'è un po' un esubero? Ma si hanno giocato, mi sembra che Eto'o, Milito, Pazzini, cioè l'anno scorso hanno giocato spesso ruotando e qualche volta insieme. E d'altra parte una società importante come l'Inter, che ha tante partite, tanti impegni da affrontare, ci vogliono più giocatori, ma io non riesco a vedere quella difficoltà di giocare insieme di questi giocatori. Quindi penso che sotto quell'aspetto non ci saranno problemi, non ci sono stati in passato, non ci saranno neanche quest'anno. Mister, buongiorno, Andrea Bosio, Inter TV, benvenuto mister. Una domanda, abbiamo detto tanti giocatori impegnati in Coppa America fino al 24 di luglio, un derby importantissimo il 6 di agosto, ecco, volevo capire meglio come cercherà di portare avanti la preparazione, soprattutto per questi giocatori impegnati in Coppa America, perché poi sono giocatori estremamente importanti nella rosa dell'Inter. Detto prima, la preparazione sarà alla partita, sarà essenzialmente col gruppo che partirà domenica, e questo è il gruppo che presumibilmente andrà ad affrontare la partita più importante di questo periodo, che è quella col Milan, e quindi la prepareremo con loro. I giocatori impegnati in Coppa America bisognerà valutare strada facendo, l'intenzione è quella di lasciarli, soprattutto se arriveranno in fondo, di lasciarli poi dopo, dargli un periodo di riposo per averli al meglio per il campionato. Poi certe situazioni bisognerà valutarle in queste due settimane, non so se andranno avanti fino in fondo, se giocheranno sempre tutti, se qualcuno... E quindi ci riserviamo di farlo durante le prossime settimane, però l'intenzione di massima è questa. Buongiorno, sono qua. Sì. Buongiorno, Arianna Ravelli del Corriere della Sera. Dopo il totem Mourinho che ricordava il mio collega, solo l'Inter si sono succeduti due allenatori, Benitez e Leonardo. Volevo sapere, da questo recente passato, se lei ha qualcosa da imparare, magari qualche errore da non fare, oppure invece qualcosa da prendere da queste due recenti esperienze. Da imparare, da prendere da tutti, sia dalle esperienze positive che da quelle negative, c'è sempre qualche cosa, anzi di solito le valutazioni migliori si fanno quando le cose vanno bene, però è chiaro che poi ognuno cerca di portare propria metodologia, un proprio modo di interpretare il calcio, di condurre, di avere rapporti con la squadra, con lo spogliatoio, ma credo che sotto questo aspetto ci sono tutte le condizioni. L'Inter è composta da un gruppo molto solido, molto forte, sia non solo in campo ma anche caratterialmente, una squadra anche l'anno scorso nelle difficoltà
ha saputo sempre reagire, ha sempre avuto la sensazione di, da fuori di ragazzi molto positivi, di giocatori con sempre dei comportamenti giusti in mezzo al campo. Poi dopo, anche quando i risultati magari non hanno risposto, questa è una base importante. Poi conosco non solo quelli che ho avuto a Genova, ma anche molti altri giocatori, quindi so del loro valore non solo tecnico. E su questo è la prima base sulla quale costruire uno spogliatoio, una squadra, una stagione. Partiremo sicuramente di lì. Buongiorno mister, Giovanna Martini, 7 Gold. Mi ha fatto molto sorridere una battuta sua in occasione del Memorial Curro a proposito di Gattuso. Gli do subito due steche così capisce che aria tira. Ecco, al di là della battuta, mi sembrava però un messaggio, seppur super simpatico, al Milan, nel senso non sarà facile come l'anno scorso vincere i derby e comunque anche in campionato. Insomma, ci sarà una lotta più sostenuta. Sì, il Milan l'anno scorso ha vinto, devo dire, meritatamente lo scudetto. Però penso che a fine della stagione scorsa magari aveva avuto qualche difficoltà. Poi sono stati bravi magari a trasformare queste difficoltà in qualcosa di positivo. Un po' quello che dovremo e mi auguro sapremo fare noi. Perché è innegabile che quando una squadra ti arriva davanti da fastidio, se arriva anche dalla stessa città qualche fastidio in più ce l'hai, e quindi sempre bonariamente è anche un modo per porci un obiettivo, per avere, come detto prima, uno spirito di rivalsa da creare, da avere dentro, per cercare di fare una stagione all'altezza delle ambizioni dell'Inter. Sì, qua Roberto Conti della Stampa, buongiorno. Volevo sapere se la presenza in panchina, sulla panchina dell'Inter, di un ex bianconero di lungo corso, ancora ammirato a Torino, possa in qualche modo contribuire un po' a svelenire i rapporti che temo che saranno ancora più tesi con quello che è successo e sta succedendo. Sarei io? No, io devo dire che è vero, ho allenato a lungo la Juventus, ma il settore giovanile, che non è propriamente la prima squadra. E ci sono tanti giocatori, tanti allenatori che sono passati da una panchina all'altra e magari non hanno avuto la stessa etichetta che ho avuto io, dove mi sono occupato essenzialmente di giovani, lo devo dire con grande orgoglio, visto che tanti di quei giovani oggi fanno parte della nazionale di Prandelli senza aver mai giocato in prima squadra, come non ho mai allenato io in prima squadra alla Juventus. Credo il mio percorso sia comunque un percorso indipendente, anzi, se proprio devo dire, un attaccamento professionale in questo momento in più è quello rosso-blu, che vale per il Crotone e vale per il Genoa. Buongiorno, buongiorno mister. Buongiorno. Abdel Majid, Gestire Sport. Vorrei sapere chi futuro ha il Hüseyin Karja nella squadra di Gasperini. Karja in questo momento è un giocatore del Genoa, quindi non è un giocatore dell'Inter, è un giocatore che qua era in prestito, in questo momento è del Genoa, anche se è un giocatore che ho avuto a Genoa e col quale ho avuto sempre un ottimo rapporto, anche se purtroppo per lui è stata una stagione ricca di infortuni, purtroppo, che l'hanno tenuto lontano a lungo. Buongiorno mister, Luca Taidelli, Gazzetta dello Sport. È la sua prima occasione in una grande squadra. E, tra virgolette, la preoccupa di più l'avere a che fare con una pressione diversa, un'ansia da risultato, un ambiente particolare, o invece il fatto di avere un gioco, le viene imputato da alcuni di avere un gioco molto dispendioso che poteva essere retto nella settimana, non con due impegni, un impegno ogni tre giorni. È un qualcosa, volevo capire cosa ne pensa proprio a livello. Abbiamo parlato con Juric che dice: se ti alleni a certi ritmi, ti abitui, ti diverti, la fatica non la senti. Ma io non so se do l'impressione di essere preoccupato, però sinceramente non lo so. Sinceramente non ho nessuna di queste preoccupazioni. L'unica cosa è quella a cui aspiro di più in questo momento, è poter incominciare a lavorare, anche per togliere tutte queste
tutti questi pensieri, tra virgolette, del quale non ne condivido nessuno. Credo che, almeno per l'esperienza che ho avuto con le mie squadre, abbiamo sempre messo davanti la quella sì dove il risultato è fondamentale, perché altrimenti, però anche quella di allenarci e di crearci un ambiente tutto sommato positivo, tutto sommato convincente, tutto sommato dove fosse anche divertente giocare a calcio e affrontare gli avversari. E con lo stesso spirito affronto questa avventura col Genoa, con l'Inter. D'altra parte, se sono riuscito a farlo a Genoa, sono riuscito a farlo in categorie inferiori che mi hanno portato poi su questa panchina, ci sono tutte le condizioni per riproporlo con giocatori indubbiamente di una qualità migliore, di creare lo stesso spirito, oltre che tutte le varie alchimie tattiche, ma soprattutto una squadra che abbia voglia di giocare, di vincere sicuramente, ma provare anche a divertirci, a divertire se possibile. Andando a 100 all'ora anche ogni giorno. Ma quel discorso del 100 all'ora è relativo, non credo che fossero tutti Superman o superiori o atleti così straordinari rispetto a quelli che magari incontro all'Inter. Anzi, credo che all'Inter ci siano atleti che non abbiano nulla da invidiare a quelli che ho allenato in precedenza. E il fatto di andare a volte a 100 all'ora può essere una sensazione dovuta magari quando la squadra sta particolarmente bene, riesce a giocare particolarmente organizzata. Non è stato sempre così, abbiamo preso anche le nostre scoppole, anche molto spesso. Quindi, ma è una sensazione che una squadra che riesce a giocare insomma, mantenendo certe distanze, penso che lo possa fare, e anzi con meno fatica di quando magari si è costretta a giocare un po' più allungata, un po' più sfilacciata, un po' più, e quindi apparentemente più lenta. Buonasera mister, Simone Rovera, Telenova. Probabilmente per la prima volta da quando in Serie A si troverà a gestire una squadra che non è stravolta nel mercato estivo, a meno che Branca non faccia gli stravolgimenti. Quando era al Genoa, ad esempio nel 2008, si trovò Milito l'ultimo giorno di mercato, Thiago Motta 2 settimane dopo. Com'è affrontare questa esperienza sapendo che il gruppo è quello e che non verranno cambiate delle cose da un giorno all'altro e non si cambieranno 11, 12, 13 giocatori in estate? Vabbè, insomma, direi che è un grandissimo vantaggio, no? sotto tutti gli aspetti. È chiaro che se proprio in questo momento quello che, ma non è assolutamente, è una constatazione basta, che il mese di agosto, perlomeno fino a Ferragosto, per i motivi detti prima, la Coppa America eccetera, il gruppo andrà, non sarà completo, però per il resto, anzi, può essere, la metto sotto l'aspetto, cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno, che avremo tanti giovani da poter anche valutare, magari per alcuni potrebbero essere delle sorprese importanti anche per l'inserimento nella rosa e in modo definitivo. Quindi questa è la prima parte che caratterizzerà la nostra stagione. Poi chiaramente quando arriveranno tutti sarà indubbiamente più agevole affrontare anche più partite e più incontri di alto livello. Le ultime due. Detto che all'Inter il giocatore, parlo di Palacio, piace da tempo, quante possibilità crede ci siano di portarlo qua? E se lei sta spingendo anche, tra virgolette, in questo senso? Sulle possibilità dovete fare le domande qui a fianco. Comunque è un giocatore che piace all'Inter, è un giocatore che ho allenato io che indubbiamente ho avuto modo di apprezzare. Però detto questo, continuo a sostenere che quando arriveranno e se arriveranno dei giocatori daranno un ulteriore miglioramento alla nostra squadra, che ritengo comunque che così, parto da questa base dove sono molto convinto e molto soddisfatto che questo sia già un gruppo fortemente competitivo e capace di dare dei risultati importanti. Quindi la società ha tutto il tempo e lo spazio per poi fare altri tipi di valutazione, ma sempre rivolte a migliorare la squadra. Alla mia era una curiosità più che altro, tra i tanti messaggi ricevuti in questi giorni c'è anche quello di Mourinho? No, non l'ho ricevuto, ma paradossalmente io e Mourinho non è che ci siamo mai
frequentati molto fuori dal campo, anzi direi mai. Ci siamo sempre trovati in campo e abbiamo sempre avuto una stima reciproca quando magari arrivavano anche tante critiche nei suoi confronti proprio come allenatore, no? E dove io invece ho sempre sostenuto che lui fosse un grande allenatore, anche non solo mediaticamente ma anche in campo, riusciva ad ottenere dalle sue squadre il massimo. Quindi questo, poi ognuno di noi può avere delle caratteristiche migliori in una cosa piuttosto che un'altra, però io ho sempre avuto stima di Mourinho come allenatore, e una stima disinteressata, perché non è che sono suo amico o che mi sia mai frequentato particolarmente. Grazie. Okay. Grazie. Allora adesso, senza nulla di lavoro, senza macchine fotografiche, senza telecamere, senza schermo. Ciao.